Cosa le serve? È da tempo che cerca di inserire un uomo nei bagni pubblici per tenere d'occhio il Nishin Rosso. Vuole sapere se puoi mettere delle cimici nelle linee telefoniche all'interno e intorno all'edificio. Per Francis questo è altro. Cosa ci fai qui dietro? Oh, mio Dio. Dobbiamo controllare i collegamenti di SM. Sono in là, il gastino ci sono. Perché? Shetland sta installando una rete. Sì, quella che chiama rete fantasma. Una rete portatile wireless. Funziona tra le normali frequenze Wi-Fi. È quasi impossibile. C'era ancora l'ossa Sam. Come cazzo è possibile? Grazie dell'aiuto. Nessun problema. Adesso ci sono, vero? Sono in live, siamo sicuri. Sta registrando, sì. Ora sì, ok. Cosa? Cosa? Che succede? Ah, solito stronzo che si abbassa. Ma no, ma apri un altro gioco. Madonna, sto gioco. Cazzo, non vedo l'ora che finisca. Ah. C'è qualcuno che si muove là fuori. Chi? Non lo so, chi? Ma che stai facendo? Togli sto menu! Ragazzi, io non capisco dove cazzo vengono ste luci. Da quello. Ok. Tutto a posto. Questa volta sono sicuro di aver visto qualcosa. Chiara, stai in guardia. La prudenza non è mai troppa. C'ho gli occhiali che brillano. Ma porti sto gioco il sabato perché ti vergogni? Che vuol dire? Perché dovrei portare un gioco il sabato poi per la vergogna? Non capisco il nesso. M'ha visto. Non ci ha capito niente questo. Guardalo con quegli occhiali. Solo fantasmi e ombre. Con gli occhiali che brillano. Vabbè, ma quanto è veloce. Oh, fermati. È velocissimo. Cazzo. Ok. Vabbè, non interrogava nemmeno questo. Ce lo fai sopportare quando siamo di meno. Ma no, che cattivo. Guarda che dà per scontato che oggi io non faccia views. Sei cattivissimo. Sei cattivissimo. Allora, scendiamo qua, suppongo. E su, no, non lo mandi più il suono, cazzo. Da tanto che non lo sento. Ricordati, Sam, ci saranno dei civili nei bagni. Non ucciderli. Ripeto, non ucciderli. Ok, devo ucciderli. Devi essere qualcosa di più. Gandhi, per esempio. Sì, signore. Sì, signore. Quando mai ho ucciso qualcuno in sto gioco io, cazzo? Sono un fottuto pacifista. PX5. Sì, okay. Sette chiude. Non accender la luce, pazzo. Cosa volevi fare? Facciamola facile. Tu mi dai un'informazione utile e io in cambio non ti uccido. Mi sembra più che giusto. Cosa posso dirti? Quanti uomini ci sono qui? PX0. Per la precisione non lo so. Shetland ci ha organizzato come un flash mob. Eravamo sparsi per tutta Tokyo. Poi è arrivata la chiamata. Siamo venuti tutti con la nostra parte del piano. Interessante. Dovevo arrivare e mettere in sicurezza questo seminterrato. Non sapevo nemmeno che sarebbero arrivati degli altri. Figuriamoci sapere quanti. Lol. Ognuno di noi ha il suo compito di basso livello, come copri il seminterrato. La vedo dura, Marco, la vedo dura. Sto cazzo di gioco è difficilissimo. Perché sei venuto qui? Matera Michele, grazie mille per il follow, benvenuto. Te lo dirò io il perché.
A te piace uccidere. Questo è quanto. Cazzo, se ho paura. Accendo, spengo? Ok. Guarda quello. Dov'è la luce qui? Non riesco... Là dietro, mi sa. Non credo che il raggio così la prenda. Ah no. Proviamo a prenderla da qua dietro. Fisher, oh. I tizi non mi sembrano giapponesi. Vero. Giacche costose, taglio largo sulle spalle. Ci stanno radunando. Esattamente. Subito. Ma dai, ma c'è la tenda! Ma c'è la tenda! Ma c'è la tenda! Allora cazzo, perché l'avete messa la tenda se mi vedono attraverso? Se rompo il ventilatore? Non mi vedono? Può essere? Ma sbaglio, il microfono è basso. Il microfono è basso, ragazzi. The microphone is basso. Ah, è basso, è basso. E dove cazzo sono? Ma neanche tanto, in realtà sarà abbassato di poco. Vabbè. Comunque deve stare a 100. Non si deve permettere mai più di andare sotto. Non ha senso, Marco, non ha senso. Non possono vedermi attraverso una tenda. Però il fatto che ci sia un ventilatore mi fa pensare che se lo disattivo magari non mi vedono. Perché ok che mi potrebbero vedere le gambine, quello è vero. Che mi vedono le gambine ci sta. Mi è sembrato di vedere qualcosa. Ok. Fisher, quei tizi non mi sembrano giapponesi. Vero. Oh là, allora hai fatto bene. Punto. Stanno radunando. Esattamente. Le luci. Scommetto che è Displays che cerca di. Però questo si becca un bel pugno lo stesso, cazzo. Mamma mia. Sa essere discreto quando è necessario. Ma c'è ancora musica? Ce ne sono ancora? No. Sto entrando, fatemi spazio. Cazzo, se ce ne sono ancora. Arrivano. Non hanno attivato allarmi, però strano. Eccolo lì. Vabbè. Vabbè, non sa scavalcare un cazzo di bidone. Opla. E c'è Gomboni. Lavora e non tornerai a casa in carrozzella. Ah, chi? Cosa? Dimmi qualcosa sull'area che stai sorvegliando. La lobby e gli uffici sono a nord. I bagni veri e propri a sud. Sei un duro tu, eh? Tutti mi dicono che sono troppo gentile. Forse è per questo. Ciao Mattia. Un posto da solo. Avete attivato l'allarme del mio cuore. Azz. Minchia, adesso che ho scoperto il salvataggio rapido, Fisher, ne abuso. Per cazzo. Scoprire con chi si sta incontrando Shetland, dovrei andare negli uffici privati. Vai al piano superiore, a nord, oltre la reception. Guarda lì quanti che ce ne sono. Quello è uno dei civili di cui ha parlato? Se lo picchiamo subito allora. Ok. Che cazzo di arma ha? Ma c'è la pistola a 10 mm di Fallout questa. Basta, fa casino. Voilà.
sta andando fin troppo bene per adesso, eh? Troppo bene. Sembra quasi che non stia giocando a Splinter Cell. Non ho neanche bisogno del medikit. Ok, sembrano finiti comunque. Fisher, Cristo, finiti un cazzo. Provo a tornare indietro. Troverai le informazioni nell'ufficio del proprietario al piano superiore. Piano superiore, l'ufficio del proprietario. Ma perché non mi sentono prima? Mi sentono solo quando sono lì davanti, cazzo. Che è sta storia? Credo mi si siano appena rotte le cuffie. LOL. Ma mi ricordo quando le ha detto Marco, cazzo. Dite a Stai che non potrò più seguire le sue live. E io ero tipo... Cosa ho fatto? Gli ho insultato qualcuno? Che ho fatto? Ah, dice perché gli si sono rotte le cuffie. Ma va a cagare! Mi ha fatto venire ansia, cazzo. Pensavo che avessi litigato con qualcuno, che ti avessi fatto un torto. Ma questi sono troppo vicini. Si usa l'artiglieria pesante adesso. Madò, 6 proiettili elettrici mi hanno dato, GG. Dove? Ma che cosa fai? Ma non sono mai lì. Sai cosa sto cercando? Shetland, immagino. Come tutti gli altri. Dove si trova? Sto incontrando qualcuno. Ma è Strabico o sbaglio? Non so esattamente chi e quando. Presto. Qual è il suo piano di forza? Inquietante. Non lo so, ma... Adesso no, adesso che... Prima era Strabico, cazzo. Ecco, funziona invece con me seducente, invece non ti fai questi scrupoli. Non vi voglio allontanare, voglio che la smettiate di fare gli stronzi nelle mie live, cazzo. Ci sono momenti dove veramente siete pesanti, dove ve ne fregate della gente che vi sta leggendo, della gente che sta seguendo, pensate soltanto a quello che interessa a voi. Cioè, veramente, siete dei maleducati. A volte siete proprio dei maleducati, cazzo. Salva. Non fa niente, Gomboni, ti ho già perdonato. Ok. Ma che cazzo te ne frega delle luci? Ma cazzo, la telecamera era lì. Fortuna che avevo fatto buio. Fisher, stai attento agli allarmi, no? Ma come l'allarme? Perché? Ma così, a caso? Vabbè. Ormai sto gioco fa che cazzo vuole, davvero, eh. Fa davvero che cazzo vuole ormai. Non ci provo a essere una persona migliore. Ma infatti adesso sei bravo, Gomboni. Infatti non ti ho più detto niente. Dopo quella live di Forbidden Side non ti ho più detto niente, Gomboni. No, ma li potete anche fare i livelli. Però cazzo, ragazzi, quando andate sul pesante... È pesante. Mi vede. Ah, forse mi ha visto la telecamera. Perché quello mi ha illuminato mentre ero in fondo. E la telecamera dovrebbe avermi visto. Cazzo. Allora sì. Allora sì. Era questo lo Splinter Cell bello. Così mi hanno detto. Mi hanno sempre detto che... Oddio.
Guarda che in confronto all'1 e il 2 questo qui è un passo avanti gigantesco, eh. Cioè, fidati di me che li ho giocati entrambi i primi. L'uno ve l'ho anche portato in live, l'avete visto che cazzo era. Vieni qua che ti interrogo a te. Non voglio farti del male. Dimmi qualcosa di utile. So un sacco di cose utili. Fantastico. Vai con l'elenco. L'ufficio del proprietario ha come codice 3650. Bene. Dei tizi si sono barricati nella stanza di fianco all'ufficio del proprietario. Le due stanze sono unite da un condotto di ventilazione. Cazzo. Molto utile. È stato un piacere. Torna presto. Carino questo. Preferisco Assassin's Creed. Ma che cazzo c'entra con Assassin's Creed? Smettila! Poi vabbè ragazzi, magari sono io che lo sto giocando a difficoltà massima, quindi boh, ci saranno alcune impostazioni sputtanate, però non è un brutto gioco questo. Ci sono giusto alcune cose che so da rivedere. Ci sono alcune cose indifendibili ancora. Ok, lì ci devo andare dopo, da quello che ho capito. Però non è per niente un brutto gioco questo. A me fa squillare parecchio. Però penso che giocato a normale forse... forse non avrei mai sclerato. Forse sarei sclerato, ma avrei tipo detto vabbè, ma ha tolto un quarto di vita, pazienza. Siccome invece qua gli errori che fa il gioco mi causano la morte immediata, allora mi incazzo. Pollo arrosto, gli scacchi. Fatto. Tra poco Shetland si incontrerà sul retro con... Chi deve incontrare? Per confrontare due cose che non c'entrano, eh. Il proprietario dei bagni è ben inserito nella mafia giapponese. Non lo so. Non è nello stile di Shetland. Beh, a meno che non trovi prove del contrario, mi sembra una buona pista. Continuerò a guardare in giro. Va bene. Ascolta di nascosto l'incontro di Shetland prima che... Vabbè, ma datemi il tempo! Perché non si apre questa? Oh! Ma che c'è qua dietro, scusa? Ma non c'è un cazzo? C'è il buio. Boh. Ok. Eravamo andati qua e avevamo trovato un tizio davanti che ci ha fatto via un colpo. Adesso stiamo attenti. Oh, che succede? Che ho fatto? Che ho fatto adesso? Adesso cosa c'è che non fa? Baba via! Ma che cazzo? Ma non me l'ha afferrato! Mamma mia! Beh, capite le cose che fanno sclerare? Adesso questa scena qui che avete appena visto, è normale? Non mi avrebbero... Uno, non mi avrebbero sparato appena visto, da quel che mi ha spiegato Akai. Non mi avrebbero sparato appena visto, perché così è innaturale, cazzo. E due, non mi avrebbero tolto quella vita, quindi non mi sarei incazzato come mi sono incazzato adesso. Qui lo ammetto che è colpa della difficoltà alta, però cazzo, no, non è comunque normale che uno reagisca così appena lo tocco. Su. Ah. Mo? Dico sul serio, se vabbè. Non ti allarmi e te ne pentirai. Adesso a me fa incazzare tantissimo che questo qui si è accorto solo perché quello lì mi ha visto. Ok che quello lì ha sparato stavolta. Ok che ha sentito gli spari, quindi è anche normale. Adesso vedrete che non riuscirò a colpirlo, mi ucciderà prima lui. Cioè avete visto che ha sparato subito? Per bontà di Dio il colpo non è entrato e non sono morto. Ma normalmente non va così, normalmente muoio per queste cose.
Sai, opinioni su Dishonored, ma Pubega copiato da Chrono Trigger e Battle Royale non l'hanno inventato e loro si fottano. Sì, l'hanno inventata quelli di H1Z1, però H1Z1 era un altro gioco prima. A me io H1Z1 l'ho comprato perché ai tempi era il survival che conosciamo, che adesso si chiama Just Survive. Poi quella cosa lì è stata praticamente abbandonata in favore della Battle Royale che hanno inventato dopo. Per questo mi sta sul cazzo H1Z1, che comunque è fatto col culo H1Z1. Merda. Ma già tanto se non sia partita l'allarme. No, non l'ho mai giocato Dishonored. Qual era Dishonored più che altro? Ma afferralo! Madonna, Sam! Sì, in effetti se PUBG vince ci saranno molti meno giochi copiati da altri. Potrebbe essere un bene se vincere a causa PUBG. Sarebbe positivo per due cose. Uno, Fortnite andrebbe un pochino più a fanculo. E questo è un bene. Due, è quello che ho detto adesso del copiare. Un gioco stealth in un'ambientazione steampunk. Ah, ok, forse ho capito qual è. L'avevo visto dai fratelli di Gamepad, mi pare, un pochino. Il 2 forse avevo visto. Però non saprei. A me i giochi puramente stealth non è che fanno impazzire, eh. Questo qua è puro stealth, per esempio. Infatti per fare uno Splinter Cell, cazzo, ci ho messo parecchio. A me piacque Gombo, spero la cosa non ti renda deluso. Cioè, Splinter se l'ho portato più che altro perché è una pietra miliare. Però genere soltanto stealth non è che mi faccia impazzire. Piano. Dimmi qualcosa sul proprietario. Che? Il proprietario? Sì. Corrono voci su di lui e sul Nishin Rosso. Se è vero, e se parlo, cosa credi che mi succederà? Non lo so. Perché non me lo dici? Se lo scopre, mi uccide. Quindi stai dicendo che è del Nishin Rosso? Non ho detto niente. Ti prego. Preferisco morire ora che vedere il Nishin Rosso uccidere la mia famiglia. Ok, l'ha detto. Poi a me mi hanno detto che il 2 era molto simile all'1, però io non avevo mai manco visto mai l'1, quindi non ne ho idea. Però mi hanno detto che le novità non erano tantissime. Singhiozzo. Capino! Guarda lì. Questo mi sembra... Merda, ce n'è pure un altro. No, qua andiamo di proiettili. Mi interessa. Ok. C'è un'altra luce dove? Ah. Buono, buono, non è vero. Fermati, calmati. Vabbè, ma questi qui ti attivano le armi completamente a caso, solo perché esplode una luce. Potrebbe essere una lampadina che si è rotta, cazzo. Madonna. Stavolta ricarico. E vabbè, attiviamo gli allarmi perché c'è una mosca che è entrata in casa. Strano.
No, non mi puoi mancare la luce, cazzo. Dai, vacci. No, eh. Merda, sono troppo debole. Bravo, vieni qua. Vieni qua. Addio. Non uccidermi. Ce n'è un altro? Un civile, però. Ma che cazzo ha visto la scena che su... Adesso spiegami che cazzo ha attivato l'allarme! Ma qui davvero fanno gli allarmi per le mosche, cazzo! Ciao, gridono! Ragazzi, mi triggera veramente come non so cosa sto gioco. È veramente, è unico come riesce a triggerarmi. A me dispiace, è un bel gioco, ma non vedo l'ora che finisca, perché mi ha veramente rotto i coglioni. Cioè, sono troppe cose che sono senza perdono. Senza perdono, cazzo. Ehi, hai spaventato. Scusa tanto. Cos'è? Molla quella merda che sta arrivando. Intanto mo arriva fuori uno che mi vede. Tu li metti e attivavi gli allarmi. Ma prudente un cazzo. Me ne sbatto i coglioni che era un civile. Bastardo. Come cos'è stato e poi vado da tutt'altra parte? Ma come funzioni? Dov'è sto cazzo di civile che continua dagli allarmi? Dov'è? Abbiamo un problema. Ferma! Non ci prova! Bastardo! Io lo odio quell'uomo. Questa spara proiettili, però c'è anche il disturbatore MPA compreso nel prezzo. Vabbè, ma no, no, davvero, no, ma non è possibile che abbia... Ma perché uno dovrebbe avermi scoperto se uno non ha sentito niente e due non ha visto un cazzo? Madonna, 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 madonna. Madonna. Sì, ho capito, ho fatto il suono, guarda quel coglione dove cazzo è andato. Così ho fatto il suono vicino, è andato a guardare dall'altra parte. Capite perché mi triggera sto gioco? Adesso arriva quell'altro stronzo. No, te t'ammazzo di botte adesso. Mamma mia, vieni qua. Cosa ci fai qui? Cosa ci fai tu qui? Quanto sei stupido. Madonna. Tengo un coltello alla gola, no? La mia pelle è impenetrabile dall'acciaio. Io non ho paura. Io sono del Nishin Rosso. Cosa? Sei un membro del Nishin Rosso? Nessuno oserebbe farmi del male. Vedrebbe torturare a morte tutti i suoi cari per poi fare la stessa fine. Ok. Bene. Dimmi una cosa. Cosa significa Nishin Rosso? Nishin è un tipo di pesce. Un piccolo pesce argenteo. Buonissimo marinato. Vuoi dire una riga?
Sì, sì, esatto. La parola è quella. Aringa rossa. Lo ammazzo, ragazzi, non mi interessa. Maledizione. Me ne sbatto i coglioni. Non me ne frega niente. Non me ne frega niente. No, 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 no. E salvo pure. Salvo pure, così rimarrà morto in eterno. Basta. Tanto non era un vero civile. Rilevato una squadra di truppe d'assalto degli SDF che punta verso i bagni. Forse il Nishin Rosso ha venduto Shetland alle autorità. Guarda lì. Devo lasciare che se ne occupi gli SDF. Dobbiamo intercettare ugualmente l'incontro di Shetland. Scopri cosa hai in mente prima che gli SDF cerchi di eliminarlo. Cos'è? Speriamo che funzioni bene, la torretta non mi veda. Ok, funziona. Ok. Non la posso disattivare. Ah, lì. È 19320, ho capito. Spara il cadavere, lo sapevo. Ha sparato al tizio svenuto, madonna. Ma la sua pelle era impenetrabile all'acciaio, madonna, se doveva morire. Incongruenza di trama, sta dice che è bello, io mi fido. Non è un brutto gioco, smettetela. Ha solamente dei gravi problemi, ma dopo tutto l'ha fatto la Ubisoft, ragazzi. Di che cazzo vi lamentate? Ci sa che la Ubisoft sa fare i giochi, per modo di dire. E adesso? Bel lavoro, Fisher. Quella è la prima linea telefonica. Cerca di mettere sotto controllo il resto. Non le troverò mai le altre, anzi penso di averle pure lasciate indietro. Ce n'è uno qua dietro. Troppo dietro. Vieni qui. Ma non lo interroga? Ok. Ma questo qui è pure simile a te, guarda, c'ha il visore simile al tuo, non lo interroga. Fisher, sii prudente. Che trigger. Non potete capire che trigger. Ciao Sedi. Perché va di qua stavolta? Ma che cazzo? Tanto sicuramente suona l'allarme. Ah no, mi ammazzano direttamente. Ok. Ciao Vinazza. È un mio amico questo. Poteva esserlo, ma Sam niente. Non ne vuole sapere. Ma perché? Non m'ha visto lui, dai, m'ha visto questo. Era mio amico. Non lo era. Se spengo, se rompo una luce, qui è un cataclisma. Madonna, mi sono spaventato per le lucine riflesse, che paura. Ma quell'uomo avrà visto il cadavere. No? Perché mi ha visto quest'uomo se nemmeno pattuglia sta zona? Ma dove cazzo è? Era questa volta. Ma io non c'ho più parole. Non c'ho più parole.
E non apre le porte. Troppo lontani per i proiettili di gomma, cazzo. Ma dai, lo che l'ho preso! Ma l'avevo preso! Non mi uccidere, bastardo! No, no, figlio di puttana! Cos'era Shadow War? Ma perché a volte passa per di qua e a volte va dall'altra parte? Come funzionano sti soldati che io non ho ben chiaro? Ma vedi? Non funziona quest'uomo! Quest'uomo non funziona! È rotto! E attaccano gli allarmi. Attaccano gli allarmi. E mo va dall'altra parte. Posso menarlo ancora di più? No? Cut. Abbiamo un intruso. Oh, anche questo qua. Stavolta magicamente se la rompo mi metterà l'allarme. No? Quando vogliono loro. Tre, due, uno. No? Niente allarme? Ah, ecco. Ho contato troppo presto. Ce ne lamentiamo quando il resto è fatto col culo. Tipo adesso. Tiro dei sassi. La bambina gli tira un sasso. Improvvisamente la figura si alza. È uno stronzo armato di ascia. Ma spegni sta merda di candela. Ma... proviamo ad evitarli per una volta. Zachary, sì signore? Ho appena ricontrollato i progetti. A quanto pare c'è un condotto di ventilazione che arriva nel punto dell'incontro. L'ISDF mi preoccupa. Assicurati che il condotto non sia controllato. Sì signore. E fai presto. Ma questo condotto? Subito. Cazzo. Questo mi vedo. Niente. Quello è andato diretto verso l'allarme. L'avete visto? L'avete visto? L'avete visto come è andato diretto verso l'allarme? Non c'ho parole. Quello non ha visto e sentito niente. Era di spalle. Come ho stordito quello? Quello ha corso sull'allarme. Mi fa male il cuore sto gioco. Uno stealth non deve essere così, Gomboni. Uno stealth deve essere coerente con le leggi della natura. Che posto è questo? Dove sono? Non capisco. Cosa sta succedendo? Ti ho detto di aspettare in macchina. Ma cosa sta succedendo? Cos'è? Perché accade tutto questo? È proprio per questo che ti ho detto di non venire. Professore! Dobbiamo cercare gli abitanti. Devono essere sconvolti. Ti prego, stai zitta. Grazie, Gomboni. Infatti i giochi stealth fatti bene sono facili. Merda. Infatti lo stealth non è un genere che è difficile. È che semplicemente li fanno male. Ti piazzano su ogni cazzo di gioco.
ormai ogni fottuta saga, almeno una volta, almeno le saghe quelle lì che hanno più capitoli, hanno provato ad intromettere una meccanica stealth. Tutti ci hanno provato e fa sempre cagare. Sempre. È un genere che non sanno fare, dovrebbero smettere di copiare. A meno che tu non lo sappia fare bene. Stai zitta, cazzo. Ma dove è tratto? È da Forbidden Sire, Miana. Una cutscene che abbiamo visto 7 volte. Vi dirò, mi manca Forbidden Siren. Quasi quasi mi verrebbe voglia di fare il 2, ma so che non ci sono i personaggi che conosciamo, quindi mi cade l'hype. Mi cade l'hype e non lo faccio. Assicurati che il condotto non sia controllato. Sì, signore. E fai presto, l'incontro è tra poco. Subito. Niente, oh, sta luce è tabù. Sta luce è tabù. Da qualsiasi posizione, di qualsiasi mondo, se io rompo quella luce, qualcuno lo sente. Zachary. Sì, signore. Ho appena ricontrollato i progetti. Minchia, mi dovrei drogare per trovare la voglia di fare Monkey Island 2 adesso. Ma proprio drogare forte, tipo l'adrenalina, quella col lago di 3 metri di PUBG. In teoria dovrebbe andare verso dall'altra parte, no? È lì il condotto. Vediamo. Vieni fuori subito. E invece è fatto male, guarda di qua. Mo se gli sparo un proiettile di gomma lo sentirà il mondo intero. Eccolo lì. Ma chi è quell'uomo? Ma chi l'ha mai visto? Come fa a sapere che esisto? Cosa sta facendo poi? Posso romperla sta cazzo di luce adesso? Ho capito che devo ascoltare di nascosto, ma dove? Qua? Infilo qua? Fammi capire. Devono venire a parlare qui? Io non ho capito. Ovviamente antiproiettile. Però ovviamente qui è aperto. Ciao Barbara! Se non c'è Tamon è useless, appunto. Ma non solo Tamon, anche professore, ma anche il protagonista stesso alla fine. Lambert, non era male come personaggio. SDF è nell'edificio. Tocca a loro. Tutto tranquillo. Non riesco a contattare Otomo. Non so cosa stia succedendo. Aspetta un minuto. Sì, questo può andare. Come stai, Barbara? Te l'ho detto, ho pensato a tutto, siamo sicuri. Non sento un cazzo. Cristo, Lambert. L'ISDF non è qui per abbattere Shetland. Devono incontrarlo. Sono loro i soci. Mio Dio. Resta lì. Dobbiamo conoscere i dettagli prima di andare dallo Stato Maggiore con questa storia. Abbiamo intenzione di seguirti per... Non benissimo. Calmati, Caleda. Devo solo scaricarli e masterizzare un disco. Mi
prendi per un idiota. Dipende a quanta velocità, ragazzi, sto parlando sopra sta conversazione perché non la sento manco io, quindi... Ho detto caldo. E c'ho le cuffie. I miei uomini hanno appena installato una rete fantasma. La rete wireless totalmente sicura esterna al mondo. Ora sì, tra i tuoi algoritmi tra quattro. Calma. Lambert. Non intervenire, Fisher. Conosciamo la verità. Raccoglieremo i pezzi dopo che la polvere si sarà posata. Tanto non puoi fare un cazzo da sto coso. Devo controllare il conto o iniziamo a sparare e vediamo chi esce di qui sulle sue gambe. Kaneda! Tetsuo! No. No, no, ti prego. Possiamo risolvere tutto. E invece... Piano di ritirata. Elicottero in arrivo. Bene, coprite l'area. Nessuno deve passare. Sì, signore. Fisher. Lo so. Uccidere Shetland. Elimina Shetland. Salviamo. Se ne saranno altri molto simpa. Dai, portalo per Diana che non l'ho mai vista. Ma cosa? Forbidden Siren 2? Ma che cazzo succede? Io sono sconvolto. Io sono sconvolto, cazzo. Il primo è stato un signor gioco, se ne lamentava aver sorridetto. E chi ci passa più per di là? Paura! Sparano anche a me che non c'entro un cazzo! Dimmi che c'è un condotto per uscire... Ah no, ok. Sarà sicuro? Ok. Non lo vedo. Usa. Salva. Ok. Fatelo fuori a ogni costo. Levati da lì, cazzo. Madò, stavo per salvare sul ghiaccio. Oddio. Vi ho visti, ma... Ma non ci sono altri robot S2 che puoi fare invece, magari di quelli che sono usciti in Occidente con le patch. Ne esistono? Comunque dobbiamo fare Rule of Rose, ragazzi. Non vi preoccupate. Dobbiamo fare Rule of Rose come prossimo horror. Dov'è andato? È là fuori, da qualche parte. Inchioda quel bastardo. Cessate il fuoco! È laggiù! Lo tengo! Cessate il fuoco, uomini! Datevi un po' di copertura! Non ho mai visto così tanta gente incazzata senza un motivo preciso. Ehi, laggiù, calma! Cessare il fuoco! Quando? Mi manca quel gioco. Appena finiamo uno dei tre che abbiamo in corso. Se questo gioco oggi finisce è già qualcosa.
Appena finiamo. Ma basta, da 3 ore che spara e continua a dire cessate il fuoco. Smettila tu per primo di sparare. Madonna, è trigger st'area. Come dovrei far passare qui io? Io gli sparo a quello lì, si fotte. Ho capito. Sei un uomo morto. Vieni fuori lentamente, forse ne uscirai vivo. Prima tu. Ehi, laggiù, calma, cessare il fuoco. Copritemi le spalle. Ha fatto un tempo all'altro, veni avanti. E ad uccidermi. Questo gioco penso ti faccia del male fisico giocato alla lunga, eh? Cessate il fuoco, uomini! Copritemi! Quello non appare mai! Non costringerci. Spara una volta e poi mai più! Vieni fuori con le mani in alto. E questo invece viene avanti! Adesso è uscito quell'altro. Ehi, laggiù, trattieni il fuoco! Mica capace di star fermo quello, eh? Ok, tutti quanti, ritirata! Cessate il fuoco! No, cazzo, l'avevo. Dai, dai! Ok. È andato, è andato. Sei fottuto! Te la faccio vedere io, bastardo! Ma fa sul serio! Ma fa sul serio! Luccicanti dal tuo cadavere! Mica muore, eh! Quanta vita ha? È ora di morire, bastardo! Senti, hai rotto i coglioni però, eh. Ma c'ho solo lacrimo... Ma non c'ho i proiettili? Madonna, non funziona l'R3! Ah, io non so proprio niente, non buono. Se li consigli, se sai dove trovarli, posso anche provare a farli, però non saprei manco dove cercarli io. Non gli fanno un cazzo, ovvio. Lui c'ha proiettili infiniti. Dai. Ha più vitalità di Gesù Cristo. Sì, ma col cazzo che ti lascio vivo a te, bastardo. Che cazzo. Babbia.
Cioè? È inutile, Sam. Se anche mi prendi, non sapresti cosa fare di me. Perché perdere tempo? Mio Dio, Fisher. Shetland ha messo degli esplosivi. Oh, ecco cos'era. Ci sono delle bombe nascoste nella stanza delle caldaie. Devi trovarle tutte, e in fretta. Stai scherzando? Come sono fatte? Questa è una bomba? Mo non me la calcola. Eh sì che è una bomba. No, è la caldaia. Che ha fatto? Ma no, è questa la bomba. Ma che fai? No! Non ho capito. Non sto capendo. Come sono fatte le bombe se non sono quelle? Ma sono quelle per forza! Ma se me ne sbatto i coglioni e vado via? Va bene, non lo faccio più! Non lo faccio più! Penso che si siano buggate le bombe e non me le faccia toccare, ragazzi, perché oltre a quelle non so cos'altro potrebbero essere. Comunque non so se avete notato che quando parlava il tizio muoveva lui le labbra. Fisher, Shetland ha messo degli esplosivi. Ci sono delle bombe nascoste nella stanza delle caldaie. Devi trovarle tutte, e in fretta. Scusa, ma se non sono queste, quali sono le bombe? Io non trovo un cazzo. Ragazzi, non c'è altro! Queste sono le bombe, per forza! Per forza sono queste, ma non le tocca! Non c'è proprio il menu per toccarle! Ciao Akai, ciao contenitore! Ragazzi, si è buggato il gioco! Hai letto il mio messaggio? Prova col fuoco secondario della pistola. Con l'MP? Ma non le disinnesca l'MP, li disattiva soltanto temporaneamente le cose quella. Usare il visore con tasto su e guardate se si illumina. È inutile, Sam. Se anche mi prendi non sapresti cosa fare di me. Perché perdere tempo? Mio Dio, Fisher. Shetland ha messo degli esplosivi. Ci sono delle bombe nascoste nella stanza delle caldaie. Devi cazzo, trovarle tutte. Sì. E in fretta. Non fa niente. Non fa niente, ragazzi. Completamente buggato.
Ma sono sceso sotto, ma non c'è un cazzo, abbiamo appena guardato tutto. Ci ho appena speso un tentativo per cercare roba sotto, non c'è un cazzo. L'unica cosa che potrebbe essere una bomba sono quei cosi, è inutile. Ma poi si sente che sono questi a lampeggiare, Come si chiama questa missione? Bagni. Bagni. Io sto per interrompere il gioco, io ve lo dico, Io non me lo rifaccio sto livello, non esiste. Quelle sono le bombe. Lo dice pure che sono facili da trovare. Infatti sono facili. Neanche mi prendi, non sapresti cosa fare di me. Perché perdere tempo? Mio Dio, è molto Fischer. Semplice, vaffanculo. Guida di merda. Ci sono delle bombe nascoste nella stanza delle caldaie. Non sono nascoste, devi guarda! E in fretta. Non ci posso credere che abbiano messo in vendita un gioco così buggato. Cioè, probabilmente è per colpa delle cose nuove che ci hanno messo. Non fa proprio. Come non sono quelle le bombe? Allora dove sono le bombe? Perché a quanto pare non sono così facili da trovare. Marcos, hai visto il video? Dimmi almeno dove sta una bomba, almeno ne vedo come sono fatte e ne cerco altre. Aspetta, lì c'è roba che lampeggia. E come arrivo lì? È inutile, Sam. Neanche mi prendi, non sapresti cosa fare di me. Perché perdere tempo? Mio Dio, Fischer. Shetland ha messo degli esplosivi. Ci sono delle bombe nascoste nella stanza delle caldaie. Devi trovarle tutte, e in fretta. Oh, cazzo. Ma una ce n'era. Ma ce n'era una, ma perché hanno parlato al plurale se ce n'era una? Non è vero, non ce n'è una sola. Ah, ma se ne spegne una si accende l'altra. Ok, perché cazzo sono morto adesso? Che cazzo è successo? È inutile, Sam. Se anche mi prendi non sapresti cosa fare di me. Perché perdere tempo? Mio Dio, Fischer. Shetland ha messo degli esplosivi. Ci sono delle bombe nascoste nella stanza delle caldaie. Devi trovarle tutte. Arrivano i nemici, vabbè. Qualcos'altro.
Ma poi vedi che il tempo si toglie quando disattivo la prima, poi riparte, è un troll. Hai sentito, non di cazzate. Si è abbassato sto pezzo di merda. Mason e Lambert ti usano come un burattino, Fisher. Per loro sei un'arma come un'altra. Ma dammi il tempo di spararti, cazzo. Quante ce ne stanno, mo? Lo strumento di una politica in cui non credi, Sam. Allontanati. E ricomincia, vabbè. Ma lo strumento, ma è lui in cui non credi, Sam. Allontanati. Ma perché non gli hai sparato invece di disattivare sta cazzo di bomba? Al riparo! Dov'è andato? Non puoi vedermi, cazzo, non ci provare. Sam? Qualcuno mi mandi un caso, per favore, qualcuno faccia un caso. Sei diventato lo strumento di una politica in cui non credi, Sam. Allontanati. Non lo finiamo manco oggi, ragazzi. Non lo finiamo. Uomo a terra. Mettetevi al riparo! Ma perché mettetevi al riparo se in realtà non mi vede, sto stronzo di merda? Se gli rompo la luce si triggera però, eh. Sei diventato lo strumento di una politica in cui non credi, Sam. Allontanati. E nessuno mi ha fatto un caso comunque, eh. E ce ne sono due, vabbè. Vi odio quanto questo gioco che non mi fate un caso, cazzo. Oh, chi è? Akai TVB. TVB Akai. Merda che non muore!
Ciao Jessica. Com'è che è già qui stavolta? Ma cosa? Posso fare quell'uomo lì? Io come provo a salire mi ammazza. Ma io come provo a salire mi ammazza? Come devo fare? La farò vedere io. E non si è stordito. Ho visto che hanno il visore notturno, cazzo, ma sono deficienti a mettere tizi col visore notturno in questo punto. Ma che cazzo di problemi devi avere? Non è nemmeno morto! Ma vedi che non muore. Oh. Vedi che ste bombe di merda si accendevano in un ordine. Tu e io abbiamo sanguinato molto assieme. Hai barattato il tuo onore con le loro ambizioni. Mi serve aiuto qui. No, ma no, ma no, ma no. No, ma no, ma no, ma no. Ciao critico! Picchialo cazzo! Non deve per forza finire così, Sam. No, ma deve finire. Su questo siamo d'accordo. Abbiamo passato la vita a combattere le loro piccole sporche guerre come siamo finiti. A guardarci dietro la canna di una pistola. Non è cambiato niente, Fisher. E non cambierà. Dobbiamo buttare giù tutto e ricominciare. È l'unico modo. La tua piccola teoria del caos. Precipitare il mondo in una guerra e sperare che alla fine ne spunti qualcosa di meglio. Sarà qualcosa di meglio. Perché questa guerra cambierà le cose, Sam. Tutte le altre guerre sono servite a mantenere tutto uguale, ma lo status quo non funziona più. L'America è malata, Sam. Sta morendo. I politici, i burocrati, gli accordi segreti. Supporto vitale per una vecchia signora malata che è clinicamente morta molto tempo fa. Gli unici accordi segreti che ho visto di recente sono i tuoi. Sei un assassino e un criminale di guerra. Quelli sono i termini che i governi usano per definire i rivoluzionari, Sam. Diventi un eroe solo alla fine della guerra. Tu sai la verità.
Il mondo si costruisce dal basso in alto, non viceversa. Onore, coraggio, fedeltà. Sono cose che ereditiamo dal mondo, Sam. Le usiamo per costruire il mondo. Ti conosco. Tu credi in queste cose più di quanto credi in qualsiasi governo. E so che per questo non sparerai a un vecchio amico. Che stronzo! Era mio amico! Era mio amico, esatto! È vero, Doug. Non sparo ai vecchi amici. Scusa, ma se non era lui il villain finale, chi cazzo era allora? Successo 0%, ma mammet! Ma mammet, cazzo! La bambina gli tira un sasso. Improvvisamente la figura si apre. Ai vecchi amici tiro dei sassi. Mamma mia, belloni. Comunque non sta andando bene, critico. Sto odiando questo gioco più della mia vita. Ogni livello sempre peggio. Ammiraglio Toshiro, Tom, il giapponese, ha collaborato con Douglas, scelta per spingere la guerra a quella degli Stati Uniti. Bisogna scoprire le azioni di Tom. Sono l'autorizzazione farà fallire la missione. Questa è la quest finale, siamo sicuri? Non mi state trollando? Gli eventi odierni hanno complicato la situazione diplomatica. L'esercito nordcoreano si è imbattuto in un campo minato difensivo durante la ritirata dalla zona. Le forze nordcoreane sono d'accordo, ok. SM è fottutamente un nabbo schifoso. Non capisco come abbiano potuto sceglierlo come protagonista di un gioco. Siamo di nuovo sull'orlo di una guerra e scopriamo che sono stati i giapponesi. I giapponesi sono... È il tuo primo videogioco, minchia. Hanno colpito la Wall. Ma non siamo sicuri che il governo sia coinvolto. Sappiamo che Otomo è coinvolto e sappiamo anche dove si trova. Dobbiamo colpire ora, immediatamente. Purtroppo non conosciamo la profondità della cospirazione. Se le azioni di Otomo sono autorizzate dal governo giapponese, allora... Trump è un lottatore di wrestling. Ma se agisce da solo... Il vostro agente? È già in posizione. Bene, mandatelo lì. Il Dipartimento di Stato ha perso i contatti con tutti gli ufficiali statunitensi che lavorano al Kokubo Sosho con la forza di autodifesa giapponese. Sembra che l'ISDF gli abbia fatto... Oltre mezz'ora di spiegazione dove non si capirà un cazzo. Come da tradizione, i giapponesi stanno mettendo i carri in cerchio. O non vogliono ammettere di aver perso il controllo di Otomo... Oppure lo hanno autorizzato. In quel caso, dovremo dirlo alla Corea del Nord, il che scatenerà una grande guerra in Asia. Altrimenti, dobbiamo scoprire cosa sanno i nostri ufficiali. Ecco, critico, non farli in difficile se devi portarli. Cazzo, non farli in difficile. Sam, anche se il governo giapponese non lo copre, Otomo ha ancora la capacità di colpire. Se ha ancora il controllo del ramo informatico dell'SDF, dovrai agire con grande attenzione. Non sappiamo che genere di caos potrebbe scatenare. L'ultimo contatto che abbiamo avuto col personale della Kokubo Sosho è un frammento di telefonata dal maggiore Harper, un consigliere logistico della GSDF. Dal rumore di fondo abbiamo compreso che la stanza in cui si trovava è stata attaccata dalle truppe giapponesi e lui è stato fatto prigioniero. Sembra che nessuno sia stato ucciso. E se vogliamo mantenere... Condoglianze, critico, condoglianze. Sarà meglio continuare così. Fisher, non mi stancherò di ripeterlo. Se muore anche solo un soldato giapponese, rischiamo la terza... No, non ho mai ucciso il cazzo di nessuno. Sta zitto. Trova i nostri ufficiali e scopri cosa diavolo sta succedendo lì. Li troverò. No, mi ante l'hanno riassunto. Adesso non credo che possiamo dimenticarci. Non c'è niente qui. Era meglio essere in sicuro. Ah.
Ehi, che succede? Oh. Chiedo scusa, mi serve qualche indicazione. Cosa? Ok. Io sono il buono che è qui per salvare il mondo. Ma io pensavo di essere io il buono. No, no. Tu sei quello nella squadra con la base sotterranea super segreta. Io sono quello che si infiltra nella base. Quindi il buono sono io. Adesso dimmi come si entra. C'è una scala. Sembra giusto. Probabilmente puoi entrare da lì passando dai bagni. Quello sì. Voilà. Buio che non ti serve a niente. Minchia, è l'unico doppiatore che hanno pagato, secondo me. Gli altri, secondo me, non li hanno minimamente pagati. Sono venuti a lavorare gratis. Ma Gastino mi ha evocato e poi è sparito. No. Gastino è l'unico che mi ha fatto compagnia nella prima mezz'ora di live. Insieme a Gomboni. Volevo vedere se risveglio, non. Echo Knights Beyond. No. Cos'è? Horror? Cazzo, sta uscendo. Cioè, lui è uscito dal bagno direttamente con la cappa in mano, ragazzi. Cioè, vi rendete conto? Questi non stanno tranquilli nemmeno quando pisciano. La cavera il pene, a quanto pare. No, dovevo... Vabbè, sti cazzi. Sbagliato tasto. Pardon. Via, guerra mondiale perché ho rotto una luce. Sii prudente, Fisher. È la missione più delicata di sempre. L'ho notato. Bel palazzo. Oh, chi è là? Consiglierò il vostro architetto. Che mi dici di Survive? È più bello di questo gioco. Ma cosa vuoi? Il telegiornale flash. Cosa sta succedendo qui stanotte? Che? Io non so niente. Probabilmente sai più di quanto credi. Parla e basta. Alcuni uomini sono stati spostati per sorveglianza interna. Un capitano è stato qui prima a scegliere volontari. Non sono sicuro del perché. Oddio, tecnicamente avevano stealth fatto meglio, Ma era solo quello. Era solo quello.
Infatti è bellissimo quest'uomo. Come sfonda la porta? Cioè, io ho fatto il comando qui e lui ha sfondato la porta che stava qui. Mi sembra anche giusto. Però la porta che sbatte, nessuno la sente. La luce che magicamente potrebbe benissimo essere una lampadina che esplode, no. Quella la devono assolutamente sentire. Dai, dov'è sto tizio che mi ha sentito? Ma non c'è nemmeno, non esiste nemmeno più quell'uomo. No, comunque. Ma perché avrebbe dovuto fare questo giro quest'uomo? E si siede come se niente fosse. Dicevo, comunque. Per Metal Gear Survive, se lo prendi come un gioco a sé, senza far caso alle prime due parole del nome, è un bel gioco. Se ti piacciono i survival, ovviamente. Se non ti piacciono i survival, quel gioco ti fa cagare. Se ti piacciono i survival, è sicuramente sopra la media. È stata parcheggiata in doppia fila. Il proprietario è pregato di spostarla subito. Nessuno è così pazzo da entrare qui dentro. Questo è il lavoro più facile del mondo. Ma con chi cazzo stava parlando? Ma non c'è nessuno lì! Chi stava? Ma con quell'uomo che stava sopra e parlava così piano. Vabbè. Oh, ma c'è un tizio imbavagliato lì. Ma questo gioco è un facepalm continuo. Qualsiasi cosa succeda è un facepalm. Io non trovo una singola morte che ho fatto in questo gioco da quando ho iniziato sta live giusta. Non ne ritengo neanche una giusta. In colpo per tutte le mie cazzo di morte è sempre il gioco. Punto. No, lo è già da un bel po' stressante, non vedo l'ora che finisca, non ce la faccio più. Ragazzi, non so quando li vedrete i sequel in questo canale, non credo riuscirò mai a ritrovare la voglia di farlo. Come non avevo più trovato la voglia di fare questo quando giocavo per conto mio. Perché dopo aver fatto Pandora Tomorrow, io questo qui ho detto no, cazzo. Un altro sprint se dopo Pandora Tomorrow, no. E adesso che ho fatto questo, dico un altro sprint se dopo Chaos Theory, no. E non è nemmeno sceso quell'uomo di merda. Lo vedi che non serve a un cazzo qui usare la fisica, niente. Ho sparato lì, lui sarebbe dovuto venire a controllare perché è lì che ho sparato, lui se ne è fregato i coglioni. Se ne è largamente fregato i coglioni. È ovvio, se i passi li senti, tanto non verrai mai a controllare perché sei stupido. Prova a venire, dai. Guarda che arriva. Mi sente il mondo, Madonna, Santissima, Madonna, Madonna. Sii prudente, Fisher. Una Madonna, missione. prudente, spacco il joystick, cazzo, prudente! Mi prende per il culo!
Quelli dopo sono più brutti ma sono meno rotti. Non mi interessa, non mi interessa, non ce la faccio. Non riesco ad immaginarmi a fare un altro di sto gioco. Vieni fuori. C'è il cazzo di rumore il minimo. E non lo interroga nemmeno. 3 ore per cercare di prenderlo e non c'è neanche l'interrogazione. Mamma mia. Ciao Jessichina, grazie per essere passata. Mi capi, ha i sensi di ragno quell'uomo? Come cazzo fa a sapere che gli sto sparando un proiettile elettrico e lui si butta in tuffo? Che è un portiere da mondiale, cazzo. Io spero l'abbiano chiamato per fare i mondiali questo qui. Cioè, è il portiere del Brasile. Fammi capire. Ma avvicinati alle spalle. Ho capito che mi posso avvicinare alle spalle. Ma come cazzo fa a sapere che gli sto per sparare? In base a cosa? E c'è la telecamera, cazzo. Dove, cosa stai facendo? No, cosa fai? Carica. Non siamo soldati. Siamo solo impiegati. Stiamo benissimo. E niente permesso di andare al bagno. Ok, va bene. Ce la teniamo. Siamo qui. Se lo rompo quella pistola si incazzano lo stesso. Non illuminava un cazzo poi quella luce. Quella che dà fastidio. Quella luce è rotta. Qualcuno piace farlo al buio. Vedremo. A qualcuno piace farlo al buio. Ma all'inferno! Dannazione, Fisher. Non riesci a seguire gli ordini? Lambert, io. Basta, Fisher! Missione finita. No, ma dai, ma uno solo ne ho ucciso. Non ammazzo mai nessuno. Mi rompi i coglioni se ne ammazzo uno. Vedi che modelle luci non gliene frega un cazzo. Prima dell'allarme direttamente perché rompevo una luce a 3 km da loro. Diglielo, Gomboni, diglielo, almeno tu diglielo. E non lo afferra, e non lo afferra. Gli sta dando un bacio, ma non lo afferra. E quello ha attivato l'allarme. Sì, prudente. Non sono prudente, io sono prudente. Il gioco che è fatto col culo, colonnello. Colonnello, il gioco è fatto col culo. Notte Kaplan TBB. Perché tenete prigionieri questi uomini? Oh, chi va là?
rispondi alla domanda. I miei ordini sono questi. Gli ordini di chi? Ma come? Del generale. Il generale? Volevi dire l'ammiraglio? In che senso? I tuoi ordini vengono dall'ammiraglio Otomo, o no? No. Abbiamo ordine di non sparargli, solo di tenerli qui. Vabbè. No, oh, vieni dentro tu, meno male. Però c'è la torcia in mano questo. Vieni fuori di là e fatti vedere. Mamma mia. Professore, non capisco. Bene ragazzi, che sta succedendo? Grazie a Dio, un americano. Siamo pronti ad andare. Calma, calma, non sono la vostra babysitter. Dimmi cosa sai e forse qualcuno potrà ammettere. Ecco, l'SBF ha sequestrato tutto il personale americano. Non sento un cazzo. Abbiamo visto arrivare dei generali e dei ministri. Dove sono andati? La sala operativa, nel livello del sottomarino. Le porte per i livelli inferiori sono sicure. È appena passato un capitano che cercava volontari per azioni di combattimento. Andava di sotto. Forse ora le porte sono aperte. Proprio al momento. E poi verrà qualcun altro più tardi. Sam, dobbiamo registrare tutto quello che avviene durante l'incontro per passarlo allo stato maggiore. Potrei arrivarci più velocemente se potessi eliminare le minacce. Scordatelo, Fisher. Finché non sappiamo chi è il nemico, non c'è nessun nemico. Niente nemici significa niente morti. Rassegnati. Grazie mille dell'host, Emu. Grazie mille, benvenuti a tutti. Ciao Emu. Ragazzi, questa musica mi sta uccidendo dentro, perché è uscita completamente a caso. Best host alert di sempre. No, è l'alert del raid quello. Quello dell'host non è così bello. Mi ha rotto proprio le balle sto gioco, mamma mia. Si bugga pure l'audio adesso, come se non bastasse. Cioè devo andare proprio... Va! Tengo la levetta tutta girata, ma mica va tutto a sinistra, eh. Ciao Clappy, benvenuto! Ciao Simone, benvenuto anche a te! Cioè devo andare... centesimo per centesimo qui. Sì che voglio... No, ho messo no. Dimmi che non ho messo no. Dimmi che non l'ho davvero fatto. Dimmi che non l'ho fatto. Se mi muovo troppo velocemente tocco le altre. Perché sei grazie mille per il follow, Simone. Silenzio. Te lo dirò io il perché. A te piace uccidere. Questo è quanto. Aspettate. Sì, purtroppo c'è il cattura schermo, ragazzi. Ciao Emu! Purtroppo questo gioco qui è uno di quei pochi giochi al mondo che non si possono catturare in finestra con OBS, perché altrimenti crasha direttamente. È uno di quei giochi messi proprio sulla blacklist di OBS.
Comunque ragazzi, lasciate un follow al bellissimo Emu che ci ha fatto un host. Mi raccomando, seguitelo in tanti e dal nick capirete che è uno che emula spesso. È come noi, usa gli emulatori e fa tanti bei giochi, soprattutto retro, ragazzi. Mi raccomando. Allora, le votazioni le puoi salvare prima di uscire. Sì. Oh, senti come la musica adesso non si sente più, cazzo. È un altro gioco. E ha smesso proprio in questo momento, va bene. Ah, ok, ha ripreso. Come non detto. Come non detto. Ok, quindi se salivo tutte le scale arrivavo direttamente dai due tizi. Una monovolume con targa Shibuya 300 3156 è stata parcheggiata in doppia fila. Il proprietario... Capito, c'è una macchina in doppia fila, ragazzi. Andate a spostarla. Su. Retro senza possedere l'originale, a volte ma non sempre. Come me. Ha detto che non li posso uccidere, vero? Ma questo qui è così ben sotto mira. Guarda, mi basterebbe un attimo, tipo... Ho un gran brutto presentimento. No, tranquillo. È messo solo per trollare quello, non si muove da lì in realtà. Giusto? Non è che mo si gira all'improvviso. No, era per trollare, ok. Flip. Vabbè ragazzi, che ci sono giochi così antichi al giorno d'oggi che non sono neanche più reperibili in formato fisico. Io guarda, legalizzerei la possibilità di emulare un gioco tipo a 20 anni dopo l'uscita di quel gioco. Per me ci starebbe. Senza possedere ovviamente la copia originale. Senza possedere manco la console. No, vabbè, la console magari. Anche quella magari qualche anno in più. Earthbound fisico costa 300. Capisci? Chi glielo fa fare? Che poi magari non lo può streamare perché gli serve la scheda d'acquisizione. Sono altri 150 euro. E uno per streamare un gioco di 30 anni fa spende 450 dollari. Ha senso? No! Cazzo, no! Dove devo andare adesso? Che è quella lucetta? Non l'ho vista. Non l'ho controllata prima. Vabbè. Suppongo di dover scendere comunque. Qui non penso che bisogna fare altro. A parte che non si riferiva altri store tipo PS1 Classic, PS3 o PSP. Ma lo stesso. Per me è lo stesso. Perché comunque... A parte che 20 anni sono tanti, eh. Cioè, soltanto adesso i giochi PS1 stanno superando i 20 anni. E sono già sullo store da 6-7 anni, quindi magari anche lì diventa un po' più difficile reperire magari un classico PS1 che va soltanto sulla PS3. Ok, dobbiamo andare di qua, sì. È quello che ha menzionato prima. Ma non sono al buio. Sembra qui. Che quelle guardie abbiano delle ENL. Equipaggiamento non letale. Perché? C'è solo una ragione per cui potrebbero darlo alle truppe da combattimento. Vogliono interrogare tutti quelli che prendono. Peccato che io sia così taciturno. No, questo scende per di qua. Ma non ha senso che passi per di qua. Vai dall'altra parte. Guardalo che si è messo lì. Ma guarda dall'altra parte così scendo, bastardo! Smettila di guardarmi! Guarda lì! Si sono portati lì! Bastardo! Ma io li odio, cazzo! Guarda! Non posso passare per il centro? E come cazzo faccio? Oh, si sono levati dai coglioni, madonna!
Madonna, salva subito. No, la telecamera nella cupolina, no. Tutto ma non la telecamera nella cupolina. Professore! Eccola ma lì. Quella... È una pistola vera, voglia. Sì, prudente, Fisher. Non è vero. Non è vero. Ciao Pia. Buonanotte Ciappi, grazie mille per essere. Oh, che cazzo. No, ma io non voglio farmi prendere. Mi stavano interrogando, avete visto che figata? Sì, prudente. Facciamo così allora. Cazzo, se mi vedono a caso mi triggero a un certo punto. Cioè, la telecamera non può avermi visto. Ero al buio, cazzo, dai. A volte si esagera qui. Sì, ma se permette di mettere il CD io sarei contento. In che senso, umore? Bel giocattolo. Che munizioni usa? Lasciami andare e ti faccio vedere. Mm. Non cercare di fare il furbo. Oh. Ok. Ok. Ha una specie di caricatore shock. Elettrico. Interessante. Te ne avanzano? Cosa vuoi fare? Scuotermi e far cadere a terra le mie munizioni? Sei incredibilmente svelto di lingua per uno che ha un coltello alla gola. Minchia. Ok. Penso che tengano qualche scorta nel magazzino. Come stai, Pia? Il Mega Drive Mini Tarocco permette di usare le cartucce. Parlavamo di PSX Mini. Ah, ci starebbe. Sì, prudente, Fisher. È la missione più delicata di sempre. Non ho capito. Cosa hanno visto? Cosa hanno visto? Ho visto qualcosa laggiù. No, questo allarme io non l'ho capito, ragazzi. Che non dovrebbe esserci. Sembra che sia vicino all'entrata della metropolitana. Ragazzi, io questo allarme non l'ho capito. Così fanno due allarmi, Sam. Perché non dici a tutti che sei lì? Ma a me stanno dando allarmi a caso! Sembra che sia vicino all'entrata. Ma mi prende anche per il culo! Ti ho visto giocare a pub. Ho sentito un rumore. Ho fatto una cagata io stavolta. Stavolta ho fatto una cagata io. Sembra che stia riprendendo conoscenza. Bene. Il colonnello vorrebbe parlarti. Aia. Ancora? Aia. Avanti, americano. Parla. Come sei arrivato qui? Devi dirmi qualcosa se vuoi che inizi a negoziare per te, sergente. Aia. Persuadilo un altro po', sergente. Sì, signore. Aia. Ma mi sta tirando ceffoni a non finire, ma basta! Le cose facili. L'alternativa non è piacevole. Ma con le stesse animazioni, poi! Smettila! Non credo che parlerà, signore. Temo che dovremo usare le maniere forti. Congedato. Sì, signore. Sì, ma mi rompi i coglioni sta cosa, ci sta mettendo troppo. Rifaccio, faccio prima, cazzo. Cazzo, proviamo a togliere da qui il corpo. Il tecnico Sumaro ha rapporto in magazzino. Il tecnico Sumaro in magazzino. Anche se non capisco come possa la telecamera averlo visto, dato che è al buio.
E non è quelli lì che vedono al buio questa. È una norma. Oh sì, cazzo sì. Ecco perché. Ok. Però due allarmi non ci stavano. Ce ne stava uno. Ma ha dato due allarmi per lo stesso cadavere, ma non si fa. Ma che legge è questa? Bel giocato. Sì, l'abbiamo sentita prima. Tutto molto bello. Adesso lo freghi, gli rubi l'elettricità. A posto. Non doveva darmi le munizioni. Era un troll? Era un troll, ok. Salvo. Oh cazzo. 191, 30, 40. Era fuori schermo, era quello più sopra. Per me era un tributo agli S2. Sì, ma non è. Non, no. Era una citazione al massimo. Tributo proprio no. Dato che non è successo. Se succedeva era un tributo. Cos'è stato? Boh, forse niente. Bravo, così ti voglio. Forza. Ti pareva. Mo' è messo di diagonale, quindi non è possibile afferrarlo. Guardate un po'. Guardate che non l'afferra adesso. Perché è uno stronzo? Perché è uno stronzo? No, ogni volta sta animazione, cazzo. Sembra che stia riprendendo con. Sì, riprendi questo. Cos'è che mi dice accendi e spegni? Ah. Per l'amor di Dio, accendi la luce! Cosa stai cercando di fare? Follia. Che c'è? Pensi a un intruso? Sei troppo paranoico. Non mi ha visto o no? Avete un'ottima sorveglianza qui. Non abbastanza, a quanto pare. Cazzo, se mi Dimmi ha qualcosa che visto. mi aiuti a muovermi più facilmente. Ok. Abbiamo installato da poco delle telecamere a infrarossi. Davvero? Nient'altro? Non conosco bene i sistemi di sicurezza dei livelli inferiori. Odio questo gioco. Io odio questo gioco. Ehi ragazzi, chi aspetto le luci? Cosa succede? Porco di quel. Coraggio. Calma. Sembra. Ma come fa a piacerti sta merda, Kaio? Non me ne capacito più, cazzo. Questo Perché gioco è non ci stato bello i sono? primi tre livelli, poi basta. Merda su merda. Giù! Piantala! Ma come fa a vedermi che buio? Non mi hanno mai visto a quella distanza. Non lo faccio, Double Agent, basta. Per me Splinter si è finito qui, cazzo. No, non esiste, non esiste nel modo più Cosa succede? assoluto. Riaccendete le luci. Chi ha lasciato le E porte adesso non mi ha aperte? visto, Che era c'è? la stessa Fuoco in distanza di arrivo! prima. Gli ha dato il Arrivato! culo, non si è girato e l'altro l'ha colpito e si ricomincia. Ma non è questione di difficoltà, è questione che è proprio fatto male, cazzo, dai. È fatto male e basta, non ci sono scuse, non ci sono difficoltà che tengono. Se non la sapevano fare la modalità esperto non dovevano metterla allora, non me la puoi Ci sto mettere giocando, fatta Double male, Agent. non metterla. Sì, ci vediamo, Rimanete. Merlo!
Cazzo, io i giochi li gioco così, non ci posso fare niente. Se li gioco a difficoltà più bassa, mi viene l'ansia. Non riesco a non giocare i giochi a difficoltà massima. È il mio problema psiconeurale. Non ci posso fare niente. Chi ha ucciso le luci? Moro! Non esiste, Comboni, non esiste. Allora, facciamo così. Proviamo con la microcamera, dai, non lo facciamo mai, proviamo, ma è buggatissima pure sta merda in realtà. Cos'è stato? Ho sentito qualcosa. Tu senti sempre qualcosa. Oh, questa volta sono sicuro. Lei non si avvicinano. Dai, vieni qui. Oh. Ogni tanto sta merda funziona, ogni tanto. Ciao Crash! Scusa se non ti ho salutato subito, ero impegnato ad insultare il gioco. Golfista leggendario, muore a 99 anni. Lawson Woodrow Bones, 4 volte campione della World Golf Association, morto ieri per un attacco di cuore. Aveva 99 anni. Che ne pensi di questo giocon? Io mi sento una colonia. Azz. E basta, non c'era niente, davvero. C'erano solo quei proiettili elettrificati che potevo benissimo prendere e andare via. Bravo gioco, bravo. Complimenti. Complimenti gioco. Mi hai messo veramente una stanza molto utile. Non ce l'ho il codice, beh. Come faccio a non avere il codice? Ho interrogato tutti, cazzo. Bastardi. Un altro macello pure sta stanza adesso, io lo so. Ma sono al buio! Ah, ma c'è... La missione più delicata di sempre. C'è il fascio, ok. Non posso dire niente, allora. Tranne che posso ricaricare la partita. GG, Moro, per la grigliata. No, 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 ho salvato sull'allarme, no, Cristo, non mi possono mettere la telecamera davanti alla porta. Siete dei figli di puttana, cazzo, no, non ho paura di dirlo, lo dico e non lo nego, cazzo, siete dei figli di puttana. Basta, ci teniamo l'allarme, pazienza. Mi hai già visto. E quindi? Non c'è più nessuno vivo tanto. Non rompere i coglioni. Ma non spegnerlo, è appena acceso. Sembra che abbiamo un intruso. Sono sempre io, non mi sono spostato. Allarmi, Sam. Perché non dici a tutti che sei lì? Mi prende per il culo, ragazzi. Sii prudente, Fisher. È la missione più delicata di sempre. L'ho missato, vero? Cazzo se l'ho missato. E qui non c'era un cazzo. Qui c'è qualcuno che non dovrebbe
No, ma secondo me dovevo toccare qualcosa qui nei server, sei... ragazzi. Perché non dici a tutti che sei lì? Vedete che c'è un computer lì. Come cazzo lo rialzo adesso quel computer? È un problema adesso, perché io ho salvato lì. Io ho salvato quell'allarme. Sii prudente, Fisher. È la missione più delicata di sempre. No, ma sei tu, Crash, che arrivi sempre quando faccio giochi che mi fanno incazzare. Cioè, io veramente mi sono incazzato molto di più in questo gioco che su Dark Souls, cazzo. No, quando me li rimettono su quei computer? C'è un'altra strada? Vediamo. È il bagno, cazzo, è il bagno. Una monovolume con targa Shibuya. Venite, Griglio, migliaia di fattorie solo per voi. Calmati, Moro, ci sono gli animalisti. Ho pregato di spostarla subito. Forse c'è una stanza sotto da cui puoi accedere. Eh sì, perché questi mica li ributtano sopra. Mi sa che ho rotto il gioco, ragazzi. Cioè, o esiste davvero una stanza per tornare giù, ma... I computer li ho già toccati. Qui non c'è niente. Forza scanner... Dove? Ma cosa? Ma quale scanner? Ma che cazzo ha visto? Allarme intruso. Così fanno due allarme. Ah, qua, ok. Ok, ok. Ma perché mi metti questo? Sono messo la pistola. Ok. Ti devi tipo sbrigare tantissimo, però. Come sospettavamo. È una copia degli ordini della squadra di assalto inviata ai bagni pubblici. Sì. Kaneda lavorava direttamente per Otomo. Conferma il coinvolgimento di Otomo con Shetland e gli attacchi a base masse. Ma dobbiamo ancora scoprire se è stato autorizzato dal governo. Ne foto gli animalisti Griglio anche loro, cazzo. C'è un ascensore. Ultima missione, sì, dovrebbe essere l'ultima missione. Sono a buon punto, sarà. Nei bagni degli uomini al quarto piano. Il proprietario può ritirarli presso la sorveglianza. Hanno trovato i tuoi occhiali, Moro. Ok, ho aperto qui. Fisher, il GPS dice che ti stai avvicinando alla sala operativa. Secondo le informazioni, si tratta di un cubo anti-tempest. L'unico modo per registrare quello che succede lì è entrarci. La protezione Tempest può escludere le intrusioni elettroniche, ma scommetto che la stanza non è a tenuta stagna. Probabilmente no. Non si può passare. Ehi, cos'è? Sembra che abbiamo infatti. Così fanno due al... Sta zitto! Zitto! Non devi rompermi i coglioni. Ho 20.5 per entrambi gli occhi, vedo quasi attraverso le pareti. E PS vabbè. Dice che ti stai avvicinando alla sala operativa. Secondo le informazioni, si tratta di un cubo anti-tempest. L'unico modo per registrare quello che succede lì è entrarci. La protezione Tempest può escludere le intrusioni elettroniche, ma scommetto che la stanza non è a tenuta stagna. Probabilmente no. Dai, vieni a controllare! Si bugga lì! Cos'è stato? Tua mamma. C'è anche tua sorella. Bene, questa è la conferma. Non è una coincidenza. Beh, tu che dici? Una trappola.
Questo qui pensa di avere a che fare con dei dilettanti. No, sei buggato, non è che sei dilettante, sei fottutamente buggato. Merda. Vabbè. Cos'è stato? Merda, cos'è stato? Ma già buttato giù, vabbè, madonna ragazzi. Non ce la faccio più, non riesco più ad accettare la stupidità di sto gioco, non l'accetto più, cazzo. La protezione Tempest può escludere le intrusioni elettroniche, ma scommetto mi fa davvero male al cuore questo gioco, mi fa davvero male al cuore, cazzo. Il proprietario può ritirarli presso la sorveglianza. Che succede? Vedi che rimane lì di nuovo, madonna. Perché vedi, lui cerca di andare verso il suono, ma siccome il suono è lì, e lui è lì, va verso la parete, perché è stupido! Non riesce a capire di aggirare la parete, di fare il giro così per andare a controllare lì! Adesso dimmi di nuovo che è colpa della difficoltà del gioco! Dimmi di nuovo che è colpa della difficoltà del gioco! E non sviene nemmeno con la microcamera! E nemmeno con due microcamere! E nemmeno con tre micro... Oh, con tre microcamere sì! Protezione Tempest può escludere le intrusioni elettroniche, ma scommetto che la stanza non è a tenuta stagna. Probabilmente no. Uomini al quarto piano. Il proprietario può ritirarli presso la sorveglianza. Cos'è stato? Ah no, lui a priori va verso il muro e si bugga lì, a priori lo fa. No, Akai, no, ci sono giochi del 2003 che sono capolavori, questo non lo è. Questo non lo è, punto. Il 2003 non è una data in cui posso dire che un gioco potrebbe essere fatto male, cazzo, no. Non è un tra quelli. Così fanno due all'anno. Vabbè, ma sei riattivata subito, ma madonna, Lambert, ti odio più di sto gioco. Protezione Tempest può escludere le intrusioni elettroniche, ma scommetto che la stanza non è a tenuta stagna. Probabilmente no. Ma se me l'hai insegnato tu di sparare sui piedi per pigliarli col gas, ma che è? Ti rimangi gli insegnamenti, mo? Non è sotto il raggio della telecamera, perché la telecamera è solo dall'altra parte. Lui non ha motivo per star lì. È solo stupido. Non c'è la telecamera qui dietro, è soltanto avanti. Vedi che qui posso stare, la telecamera va da solo avanti. Guardate che state cercando veramente qualsiasi cosa per cercare di difendere sto gioco, eh? È incredibile. Cioè, negate la realtà, cazzo. Escludere le intrusioni elettroniche, ma... Scommetto che la stanza non è attenuata. Negate la cazzo di realtà. No. Rivolgersi al proprio sottufficiale per la registrazione degli straordinari. Non ci riprovo. Ma che diavolo, maledizione. Vedi che il gas lo sta guardando e gli sta andando in faccia. Dai, non puoi dirgli che non gli sta andando in faccia adesso. Su. Non puoi dirlo, non puoi dirlo. La protezione Tempest. Ma sì che lo finisco, alfino lo finisco, ma non li faccio i sequel, non li faccio. Probabilmente no. Non li faccio, basta. Fanculo a me che li ho comprati, cazzo. Basta. Ma vaffanculo, Akai, finché dici che questi sono bei giochi, che non mi interessa nemmeno che non mi vuoi bene, guarda. Che cazzo. Ti metti pure a negare la realtà. Ho capito che l'hai giocato nel 2003, c'hai bei ricordi e tutti, ma non è più un bel gioco, cazzo. Non a giocare a Tomb Raider Mer. Che comunque ha fatto meglio di questo, del 96, cioè... Non puoi dire perché del 2003 è giustificato, non puoi dirlo, cazzo.
Abbiamo giocato GTA 3 che è del 2001 ed è 10 volte fatto meglio di sto gioco. E comunque non c'è un cazzo qua in fondo. Io che cazzo dovrei fare? C'è un cazzo qui. Ma quindi perché sono venuto qui? No, Kai, no, Cristo, no! Non si può dirlo perché è inesperto, adesso è tutto giustificato, cazzo! Se era così fatta male, non dovevano crearla sta difficoltà! Te l'ho già spiegato, basta giustificare l'ingiustificabile! Basta, cazzo, basta! Guarda in faccia la cazzo di realtà! Basta attaccarsi alla cazzo di nostalgia. Non è quella Senti, nostalgia che si va ho avanti qualche nella dettaglio vita. sull'infrastruttura dell'edificio. Questo condotto dovrebbe sbucare proprio sopra la sala No, lo gioco operativa. così, cazzo. Cercherò Te di l'ho già spiare spiegato il perché l'unico lo gioco microfono così. Non aperto. fammelo Bene, ripetere. ti faremo sapere quando abbiamo abbastanza materiale per lo stato maggiore. Cosa pensa di nessuna alternativa? Preferirebbe morire, ne sono certo. Trovato. Signore, è l'ammiraglio Otomo. Ammiraglio, cosa significa tutto questo? Abrogherete la Costituzione post-bellica, ordinerete l'immediata rimilitarizzazione del Giappone e restituirete il controllo della nazione all'imperatore. Non sono ostinato perché ti Questa sto dando politica più, sempre più e sembrerà più una prove per forma farti capire che questo è un di gioco di merda. intelligenza Se ne esce una ogni 5 minuti, artificiale cazzo, che basta che apri gli restituirà, occhi. come ha detto così, i nostri rapporti in Asia. Questo è impossibile. Anche se abrogassimo la Costituzione, Cos'è Red l'imperatore non... Alert? L'imperatore farà ciò che gli ordinerà l'esercito. Non sono una persona irragionevole. Questi passi richiedono tempo. Ho fiducia È nel vostro coreano, mi valore e nella pare. vostra prudenza, quindi vi concederò 96 ore. 90? No, non è giapponese, è Non lo coreano. crederà. Oddio, penso che il Libererò le sue primo difese alla dal fine si è controllo fatto meglio di dell'imperatore questo, e eh. sacrificherò una città giapponese a mia scelta. Il primo era perfetto, vabbè. Adesso non esageriamo, Difenderà la cazzo. volontà del popolo se voi non dovete obbedirci. In nome del vostro Non onore e esageriamo, dell'imperatore, cazzo. io vi supplico, non costringetemi a prendere questa decisione. È tutto, ha interrotto il segnale. Buon Dio, Fisher. È la conferma. Otomo stava manipolando il governo giapponese fin dall'inizio. Almeno non lo hanno autorizzato loro. Ah no, Ora avevi il passo passo. ragione, Come Gumboni, fermiamolo? sono Se siamo fortunati giapponese. non sarà necessario. Cosa intendi? Grimm. Quel generale mi preoccupa, Fisher. È rimasto tranquillo a lavorare sul suo notebook. Collegati da qui. Vediamo cosa hai in mente. Lo farò. Come cazzo si faceva adesso? Cerco di ricollegarmi. Controllo, qui centrale, abbiamo il segnale. Il generale è quasi pronto. Questa cosa l'ho fatta una volta e basta, Amico, in tutto il gioco, siamo cazzo. condannati. Non possiamo farlo. Non possiamo dirlo agli americani. Non può farlo. Affermativo. Droni in ipotetico. Ok. Ma non era quello che Droni, dovevo vai via. scansionare. Ripeto, via. Affermativo. Va bene. Hanno cambiato il codice. Portala. In fretta. Ah, ok, la sto già intercettando, è una conversazione. Avanti, avanti, GG, avanti, avanti. Gomboni. Chi sono? Posso fare altro qua, Non vado via. parli. Occhio alle traiettorie. Io ho i pantaloni, sei pazzo. Perché dovrei stare senza pantaloni? Non abito mica da solo.
No, non posso manco tornare indietro in realtà. Devo aspettare che finisca sta conversazione inutile, vabbè. L'ammiraglio, signore. Ammiraglio, noi... Sciocco! Spreca il suo tempo a complottare come un cane. Se non è in grado di agire con onore, allora io lo costringerò. Non potrà rifiutare le richieste del popolo dopo che la Corea del Nord distruggerà una delle nostre città. No, vedi che c'entrava la Corea, però. Saprà quale, quando la vedrà spazzata via. Mio Dio. Siamo condannati. Non possiamo farlo. Da 2 ore che lo dice. Non possiamo dirlo agli americani. Ma è la stessa conversazione di prima. È impazzito. Buon Dio. Otomo sta per lanciare un missile nordcoreano contro il suo paese. Finestra temporale? Potrebbero volerci ore o minuti. Vai giù e distruggi i suoi server. E per l'estrazione? Se non riesci a eliminare i server prima che Otomo provochi un lancio, non ci sarà ragione di estrarti. Vabbè. E se invece li elimino? Allora ci faremo venire in mente qualcosa. Adoro i piani lasciati a metà. Come cazzo scendo da qui? Non si può. Non è neanche capace di calciare una grata. Lo sa fare Batman, non lo sa fare un cazzo di tizio addestrato dalla CIA. Vabbè. Dai, lascia che Otomo scatenasse una e chiudi sto gioco, minchia. Come faccio a entrare lì adesso? Mi vede, mi sa. Eh sì. Io vedo il tuo culo. Giù. Questa si apre adesso? No. Sì? Ho visto qualcosa o sbaglio? Corpo. Ma vaffanculo. Tanto alla fine anche nella realtà Kim non lo fece. Ah, ricordi i tempi di quando TVB, tipo 20 minuti fa, come cambiano le cose in fretta. Mamma mia. Questo è proprio quel genere di giochi lì che i boxari si autoconvincono che sia bello solo perché non avevano Metal Gear. Questa era pesante. Questa era pesante, cazzo. Devo andare giù? Ho appena finito di parlare con lo Stato Maggiore. Annullo il parametro di non letalità. Quinta libertà con tutti, tranne Otomo. Stai scherzando? Dobbiamo catturarlo vivo. Il suo profilo è piuttosto chiaro. Non mentirà di fronte a un tribunale per crimini di guerra, davanti alle prove. Offenderebbe il suo senso dell'onore. Dovete costringerlo a... Questo è il vero stealth, questo! Questo è stealth, mamma mia! Esattamente! Mamma mia, se questo era il futuro dello stealth, era un mondo che non volevo vedere, cazzo. MGS è un'americanata dello stealth, va bene, va bene. Va bene, va bene. Idioti, stanno mandando un'altra squadra di assalto. Tagliate la corrente agli ascensori. Cazzo. E mo? Toh, improvvisamente riesce a fare queste cose, questo uomo. Fisher, la Corea del Nord ha appena contattato. Poi non sa calciare una grata. Presidente, riferiscono di avere perso il controllo di una stazione di lancio. Non possono annullare, non sanno se possono distruggere il missile in tempo. Quanto manca? Dicono 3 minuti al lancio. Forse posso raggiungere il server in tempo. Muoviti! E non riesco ad uscire! Aia! Ma perché non esiste una guerra? Questo è fatto male, punto. Ma quale guerra? Non, questo qua non può essere paragonato manco ad Assassin's Creed come stealth. Cioè, Assassin's Creed c'è un stealth fatto molto meglio, cazzo. Abbiamo un intruso. Bene,
E ci voleva un po' di azione. Sta attento a quel che dici. Fatelo fuori ad ogni costo. E i colpi non entrano. E il colpo non entra. Penso di averlo visto anch'io. Niente, Akai è triggerato. Non ci posso fare niente, Akai. Ho cercato di amarlo fino all'ultimo, sto gioco. È lui che mi ha messo alla prova. È lui che ha insistito nel farsi odiare, cazzo. Cazzo se entrano i suoi proiettili. Abbiamo un intruso. Bene. Poi perché è così illuminato sto ascensore? Fammi capire. Non so che cosa stai combinando, ma è meglio che tu venga fuori di là. E salva, cazzo. Guarda lì! No, non ho mica tempo per disattivarle. Ma che cazzo! Lo so che li posso uccidere, purtroppo questo gioco è fatto di merda, non si riesce ad uccidere nessuno. Ma io TVB, Akai, io TVB lo stesso. Anche se ti piacciono giochi come questi, io ti accetto per come sei, Akai. Un giorno spero che tu possa fare lo stesso. Adesso dimmi che cazzo è successo. Oh mio Dio. E io come dovevo saperla questa cosa qui? Eh? Come dovevo saperla questa cosa qui? Se non morendo almeno due volte, cazzo. Sì, andando piano adagio le avresti visto. Ma se non li hanno mai messi in tutto il gioco i laser, cazzo. Mi ricordo due volte che l'abbiano messi. Uno come cazzo fa a ricordarsi che solo che esistano, cazzo. Vedete che le negate fino alla morte i difetti di sto gioco. È incredibile. È incredibile. Possono anche mettere un insulto a vostra madre su uno di questi computer. Voi comunque direste ancora che è un bel gioco. No, Akai mi ha detto che c'erano i salvataggi. Non cerco nessun pelo in nessuna cazzo di parte io. Io faccio semplicemente notare tutta la merda che questo gioco continua a lanciarmi. Perché cazzo si è attivata la torretta stavolta? Ah, guarda, l'è mobile. Questo nemmeno funziona più. Ok, funziona ancora. Guarda quelli camperatissimi. E c'hanno il cazzo di elmetto. Solo uno è quasi perfetto nel 95 parli di Double Legend, che è il più criticato degli Splinters, il cazzo. Io sapevo che non dovevo fidarmi di te, Akai, solo per questa tua affermazione, cazzo. Sei la prima persona che conosco a dire che Double Legend è un bel gioco. Io non l'ho mai visto, per carità. Ma me l'hanno sconsigliato anche chi questo gioco l'ha amato. Ma neanche col proiettile elettrico vanno giù subito. E perché la torretta si è riattivata se era disattivata? I proiettili di questo gioco fanno piazzare la merda, madonna. Oh, madonna, se Fortnite è fatto meglio di sto... Dai, non fatemi di cose orribili, su. Spiegami come cazzo faccio a passare adesso qui. No, sono immuni a tutti. Va, l'ho colpito in testa, non gli ha fatto un cazzo. Granata flash. Finito l'effetto. L'ha fatto così.
Basta, gli è bastato. Lacrimogeno. Non penso, hanno le maschere. Ma è lo stesso effetto, sempre così. Fanno così, si asciugano il viso e basta. Stanno a posto. Fumogeni, fumogeni potrebbero funzionare. No, ma c'hanno il visore termico. C'hanno anche il visore termico. Comunque sta per scadere il tempo. Io guarda, dovrei farlo tutta velocemente sta cosa. Ma devo rompere i computer, poi che devo fare? Non credo. No, non credo. Ehi, c'hanno anche l'elmetto adesso, non posso neanche più fare headshot. Ma neanche due headshot bastano. Dove sono finito? Guarda, morendo ho scoperto una via. Pensa a te. Dovevo morire 10 volte per capirlo. Gioco molto fatto bene, mi dico. Kebab. Ok, il passaggio nascosto ci sta. Però la possibilità di far fuori quei soldati dovrebbero dartela, eh. Io questi li ammazzo comunque perché sono stati stronzi con me. Mi hanno rubato la merendina. Boh, dov'è sto server da disattivare? Questo. Dicono 60 secondi al lancio. E che ci devo fa? Ma non c'è 66-20-10, Cristo! Buona idea, Fisher. Ogni informazione può aiutare. Assolutamente sì. No, non erano gli unici, immaginavo. Muoviti! Con la calma. Grazie a Dio, Fisher. Lancio annullato. Sì. Ma temo di aver svegliato i vicini. Ve l'ho detto, il mio joystick non arriva domani, ragazzi. Non ci arriva. Cioè, lui non ha nemmeno fatto in tempo a finire la frase per dire che stava arrivando qualcuno, che ero già morto. No, lo so, Marco, tranquillo. Quindi questo dovevo comunque batterli per forza, altrimenti mi ritrovo pure loro da battere poi. Devo anche riaccherare il computer. Dicono 60 secondi al lancio. Sì, ma non mi dicono le altre cifre a me. Non era quello giusto. Non era quello giusto. E dai, muoviti. Buona idea, Fisher. Ogni informazione può aiutare. Assolutamente sì. Addio, Fisher. Lancio annullato. Sì, ma temo di aver svegliato i vicini. Rimettili a nanna, Fisher, e portami Otomo vivo. Con piacere. Notte pia! Quanta sprezza, vabbè via. Ma dove sono sti tizi? Uno e due.
Sono ancora due proiettili elettrici. Va, l'unica cosa bella di sto gioco sui proiettili elettrici. No, adesso fanno cagare anche quelli. Adesso fanno cagare anche quelli. Non li ha raggiunti. Ma temo di aver svegliato i vicini. Rimettili a nanna, Fisher, e portami Otomo vivo. Con piacere. Ma guarda, ma perché non li raggiungo? Un'ambientazione steampunk. Sì, ma temo di aver svegliato i vicini. Rimettili a nanna, Fisher, e portami Otomo vivo. Con piacere. Nemmeno mi ci perdo più a provare a stordirli, è inutile. Sono fatti per non essere storditi. Giusto perché hanno hanno un'esperienza e un addestramento molto migliore di quest'uomo. Semplicemente per quello non li posso svenire. Molto, molto rispetto per il loro protagonista, vedo. Sì, l'ho fatta la stradina sotto, tranquilli, l'ho fatta. Davvero non ci sono telecamere qui, non vi credo. È fatto apposta, cazzo. Ah, eccolo. Cosa hai fatto, americano? Arrenditi, ammiraglio. È finita. Pensi che mi arrenderò a te? Pensi che permetterò alla tua gente di privarmi della mia dignità? Mettermi in catene, no. Non credo. La mia gente ha sopportato la vostra sottile oppressione per oltre 60 anni. Le opinioni sono come il sedere. Ognuno ha le sue. Americani, scherzate sempre quando i vostri cuori sono colmi di paura. E fate bene. Io posso essere sconfitto, ma io sono solo un uomo e le idee sono più forti degli uomini. Apri sta porta! Ma il drago si è svegliato e non sarà tanto facile addormentarlo questa volta. Magnifico. E adesso? Credo che qualcuno si stia prendendo troppo sul serio. Non possiamo permetterci di farlo morire, Fisher. Vai là dentro e fermalo. Ma si è pugnalato, che cazzo vuoi che faccia ormai? Come cazzo faccio ad andare lì? Qua è chiuso. Oh. Bel lavoro, Fisher. È salvo. Ma dobbiamo ancora tirarlo fuori di lì. Ma come è salvo? Ma siamo 30 metri sott'acqua. Non sei pressurizzato, Fisher. Sarà un piccolo shock, ma non ti farà a pezzi. La prossima volta tu vai in missione e il piano assurdo lo faccio io. Non ho capito. E vogliono da me ancora. Piazza la carica. Vuole far esplodere il Va bene. Ciao Nolan! Quindi? Guarda, mai stato meglio come in questo momento, no? Non mai stato meglio in tutta la mia vita, davvero. Questo è uno dei momenti più belli della mia intera vita, della mia intera esistenza. L'ammiraglio Otomo, ex capo della forza di autodifesa informatica giapponese, ha confessato oggi a sorpresa dal banco dei testimoni al tribunale dell'AIA.
Otomo ha ammesso apertamente il tentativo di provocare una guerra tra le Coree e gli Stati Uniti, sostenendo che il governo americano nei prossimi... In questi giorni, l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Long Dan, ha ricevuto il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi durante il conflitto coreano. Il presidente Bowers ha parlato alla nazione in seguito alla crisi che ci ha portato sull'orlo di una guerra. Infine, vorrei dedicare un pensiero agli eroi sconosciuti del mondo dell'intelligence, che forse hanno salvato la nazione e il mondo da un sicuro disastro. Grazie, signor presidente. Il capo sembra felice. Per quell'aumento? Ci tagliano i fondi. Dovrei limitarti a una vacanza. Ah. Che ridere. Che ridere, mamma mia. Non rido, cazzo. Non rido. Non esiste. Non gli do neanche la soddisfazione di ridere sull'ultima scena. Uno dei pochi giochi che mi piace. Da amare proprio. Devo essere molto sincero, mi aspettavo molto di più da questo gioco. Io ai tempi giocai soltanto le prime quattro missioni, ma onestamente mi aspettavo che diventasse molto meglio andando avanti, invece è andato sempre più peggiorando, sempre più bug, perché so bug. Bene, ora quale sequel fai? Domani facciamo subito Double Agent, guarda, una 15 ore e lo facciamo tutto in un giorno. Ci vorrebbe un DLC, minchia, un DLC che sistema tutti gli abomini che si sono visti in queste 2 ore 37 di live. No, ma guarda, Nora, io sono molto di mentalità aperta per quanto riguarda questo genere di giochi e onestamente me lo aspettavo molto meglio. Non solo perché viene sempre paragonato a Metal Gear. Puoi smettere cortesemente? State dicendo le mie impressioni finali, cazzo! Non ci posso fare niente, se finisco un gioco devo dire cosa ho provato facendolo. Il gioco è carino, ma nulla più, è troppo fatto male, ci sono troppe cose da sistemare, ci sono troppe cose che non hanno senso, troppe cose che in parte è colpa della difficoltà massima a cui l'ho giocato, ma ci sono troppe cose che non stanno né in cielo né in terra. Non esiste. Questo gioco porta alla disperazione. Questo gioco ti fa dire ogni volta: ma come cazzo è possibile? Che comunque, a parte che tra questo gioco e Metal Gear c'è un abisso, ma comunque sono abbastanza diversi in realtà. Cioè, su questo gioco ci hanno intromesso magari qualche cosa sicuramente presa da Metal Gear 2, però sono comunque due generi di stealth molto diversi. No, ma sicuramente ci sono giochi peggiori, ma ci sono anche giochi migliori. No, ma io intendo proprio l'elemento stealth è molto diverso, perché comunque Metal Gear si basa sul nascondersi dai nemici, qui si basa sempre sul nascondersi, ma è sempre al buio, tu devi sempre stare nascosto al buio, devi stare attento a dove calpesti con i piedini, devi sempre rimanere nelle zone buie, è un genere di stealth diverso. Su Metal Gear ti nascondi nell'ambientazione, dietro qualcosa, ti nascondi in uno scatolone, ti nascondi dietro una porta. Qui invece non è che ti nascondi dietro qualcosa, ti nascondi semplicemente nel buio, continuamente. Ti nascondi dietro un prepuzio, minchia.
Mamma mia, ragazzi, quello che sto per fare adesso. Ah, sì, elimina, cazzo, elimina. Oh.